Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi ti porto nel canale questo illuminatore di Small Rig RC 60B. B sta per Bicolor. Guarda questo video perché è decisamente un prodotto che potrebbe essere quello che cercavi. Parliamo innanzitutto di un assorbimento massimo di 60 watt e come vedi è già in funzione perché abbiamo qualcosa che è decisamente utile, cioè una batteria integrata. Una batteria integrata da 49 wattora, quindi parliamo anche di una autonomia decisamente importante. Come vedi, le dimensioni rimangono sempre compatte e soprattutto è un illuminatore leggero. Questa è la valigetta che ti danno in dotazione se decidi di acquistare questo illuminatore che ti porto oggi nel canale. Ti dico il prezzo. Attualmente, al momento in cui registro questo video, è di circa 240-250 euro. Link in descrizione. Per alcuni di voi potrebbe essere un prezzo decisamente elevato. Sono anche d'accordo, però devi calcolare un aspetto molto importante. Quando parliamo di illuminatori che hanno un assorbimento da 60 watt, e parliamo ovviamente di aziende blasonate, se tu fai una ricerca vedrai che il prezzo di un 60 watt è di circa 200-230 euro, ok? Però non hanno la batteria integrata. Questa non è la scoperta dell'acqua calda perché ci sono altre aziende che hanno il proprio illuminatore con la batteria integrata, però questo è un altro discorso, sono altri prodotti più economici. Qua stiamo parlando di un livello un po' superiore, ok? E quindi il prezzo diciamo che è abbastanza valido. Calcola che è una batteria V-mount da 99 wattora, l'andrei a pagare non meno di 130 euro e quindi capisci bene che il risparmio c'è. Quindi, fatta questa piccola precisazione, ti faccio vedere il contenuto di questa valigetta semirigida che si apre e si chiude con la cerniera. Abbiamo l'illuminatore Bicolor, abbiamo anche tra l'altro un tappo in silicone, una cover che ti consente proprio di proteggere il LED COB, che a sua volta è protetto anche da un vetrino, così non entra polvere. Sono piccoli dettagli, ma sono importanti. Nonostante abbia una batteria integrata, non pesa molto, 650 grammi, quindi è un peso decisamente accettabile. Poi, cosa molto importante che troviamo, e se non lo faceva Smorik, chi poteva farlo? Abbiamo questo supporto per inserire una batteria V-mount, un power bank, e la bella cosa di questo supporto è che si adatta praticamente al telaio di questo illuminatore, ok? Un aspetto molto importante secondo me. Poi non poteva mancare la parabola, abbiamo un attacco proprietario, poi ci torniamo sotto questo aspetto perché è la cosa che non mi piace. Abbiamo due cavi, due prolunghe, anzi una prolunga da 3 metri. Uscita USB di tipo C, entrata USB di tipo C. Non è in dotazione il caricatore. Abbiamo innanzitutto quello che andrai a utilizzare quando lo vai a mettere sullo stativo. Questo bracket è fatto decisamente molto bene, si può ovviamente anche inclinare. Cosa molto importante, abbiamo un foro che serve per l'ombrella. È molto importante perché quando parliamo di prodotti con attacco proprietario e dobbiamo mettere un modificatore un po' particolare, non abbiamo la possibilità e quindi la soluzione rimane sempre la vecchia ombrella e dal momento che qui abbiamo il foro possiamo farlo. Poi abbiamo anche questa maniglia che ti consente, se hai un assistente, di utilizzarlo senza lo stativo. Sotto abbiamo un filetto da un quarto, lo vai ad avvitare e possiamo utilizzarlo a mano, mano destra o mano sinistra, e se ce la fai anche puoi utilizzare la macchina fotografica e con l'altra mano tieni questo illuminatore. Vediamo adesso l'autonomia che puoi ottenere con questa batteria integrata che trovi in questo illuminatore di Small Rig RC60B, ok? E poi vediamo come aumentarla con delle batterie esterne. Allora, innanzitutto hai due modalità: la modalità normale che ti consente di ottenere la massima potenza e la modalità, ecco, che ovviamente va a castrare un po' la potenza di questo illuminatore. Però con la modalità, ecco, puoi arrivare
anche a 75 minuti alla massima potenza in modalità eco. Se vuoi ottenere il massimo devi mettere la classica modalità che ti consente alla massima potenza di arrivare quasi a 45 minuti. Questi sono dati dichiarati ovviamente dall'azienda. Personalmente ti posso dire che tranquillamente arriverai a 38-40 minuti alla massima potenza. Ovviamente parliamo di una batteria sempre in ottimo stato, ok ragazzi? Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Nel display che troverai proprio in questo illuminatore ti dà proprio il tempo residuo in minuti e ore che potrai utilizzare questo illuminatore. Se questo tempo che ti garantisce Smart Rig non ti basta, allora ci sono due soluzioni, anzi sono tre soluzioni. La classica utilizzando un caricatore, sicuramente andrai a utilizzare una batteria. Allora, batterie che ti consiglio sono quelle V-Mount, non ha importanza quale, ovviamente deve avere una USB perché si collega tramite USB che abbia almeno 20 volt, ok? In genere le ultime batterie V-Mount hanno tutte queste caratteristiche, ok? E quindi utilizzando una batteria V-Mount come questa della Smart Rig da 99 wattora avrai decisamente molta autonomia, ok? Una cosa che mi è piaciuta molto di Smart Rig, eccola qua, è che adesso se vuoi utilizzare proprio una batteria esterna o un power bank puoi attaccarlo direttamente al telaio con questo accessorio che ti ho fatto vedere prima, ok? Di solito siamo stati abituati a utilizzare questo morsetto che ha proprio una quick release V-mount e poi andiamo a stringere questo accessorio proprio allo stativo. Poi ci sono anche altri adattatori un po' più particolari che hanno anche uscite multiple di tap, insomma cose un po' più complicate ma sono anche decisamente più costose. Questa soluzione che ti offre già Smart Rig praticamente nel pacchetto base è secondo me la più sensata, ok? Praticamente tu puoi inserire qui qualsiasi tuo power bank oppure qualsiasi batteria V-mount, anche perché non ci sono problemi perché ha, come vedi, dei morsetti che vanno ovviamente ad adattarsi alla batteria, ok? Poi attacchi il cavo USB di tipo C direttamente a questo illuminatore e sei a posto. E cosa molto importante ragazzi, quando utilizzi una batteria V-mount o power bank, cioè una batteria esterna per alimentare, per avere più autonomia, e nel momento che non lo vai a utilizzare, cioè è spento, come vedi la batteria integrata si va a ricaricare. Il tempo di ricarica ovviamente può variare in base alla batteria che stai utilizzando. Vediamolo più da vicino, ti faccio ovviamente una panoramica completa di quello che troverai in questo piccolo ma potente illuminatore RC60 di Smart Rig. Allora, innanzitutto ogni volta che tu lo andrai a accendere, la prima schermata che avrai proprio in questo piccolo display OLED è proprio la versione firmware. Quindi presuppongo e lo spero che al più presto Smart Rig faccia una nuova versione di questo firmware e vada a integrare un'applicazione che mi permetta di controllare da remoto proprio la potenza e anche la temperatura colore, perché attualmente non c'è e non puoi farlo, non c'è neppure la possibilità di acquistare un telecomando, quindi dobbiamo ogni volta regolare la potenza e la temperatura colore direttamente da questi dimmer, da questi potenziometri. Non è un problema, però se hai questo illuminatore su uno stativo alto capisci bene che è decisamente una scocciatura, alza e abbassa. Poi se abbiamo un setup di più illuminatori la cosa diventa ancora più scocciante, ok? Parte posteriore abbiamo tasto di accensione, una porta USB che ti permette la ricarica e di utilizzare una batteria esterna per avere più autonomia, e il tasto per passare alla modalità eco che ti dà un'autonomia maggiore. Parte frontale abbiamo il LED COB bicolor e abbiamo un attacco proprietario di Smart Rig ovviamente, dove al momento i modificatori che puoi utilizzare sono due, ok? In questo momento forse, anzi me lo auguro che anche qui Smart Rig vada a rimediare, la parabolina, un piccolo softbox che io
attualmente non ho, ma credo che neppure lo andrei a utilizzare perché è troppo piccolo. E quindi l'unica soluzione momentaneamente, in attesa di un adattatore Bowers Mount, è quello di utilizzare, come faccio io, le ombrelle riflettenti o quelle traslucide. Veniamo alla parte, decisamente quella più interessante, cioè dove abbiamo questi due potenziometri e questo display. Allora, lo andiamo ad accendere e ti dico subito che qui abbiamo un display che secondo me è fatto decisamente molto bene. Abbiamo la carica residua in minuti o ore, in base ovviamente alla potenza che vai a utilizzare, la temperatura colore che stiamo utilizzando e ovviamente la potenza, che andiamo a regolare tutto tramite questi potenziometri, ok? Tra l'altro abbiamo anche dei preset già programmati e per attivarli basta pigiare proprio nel pulsante della potenza per cambiarla. Anche qui non potevano mancare, vi state già vedendo i classici effetti che possiamo utilizzare nei video. Interrompo un attimo il video perché voglio parlarti della ventola, che sono sicuro alcuni di voi non prendono in considerazione. Ovviamente mi sto rivolgendo a chi acquista una luce per registrare dei video e deve catturare proprio anche la voce, ok? Quante volte vi è successo, ditemelo sinceramente, che quando registrate sentite poi con le cuffie un ronzio? Ecco, quella è la ventola che ovviamente girava troppo vicina al microfono, ok? Allora, ti parlo in particolare di questo ovviamente illuminatore. La ventola è ovviamente molto importante perché raffredda il dissipatore raccoglie il calore che produce il LED e poi la ventola tramite questa griglia manda fuori anche l'aria calda, ok? Innanzitutto qui, a differenza di altri illuminatori, chissà perché, quando lo andiamo ad accendere, la ventola parte subito. Ci sono illuminatori che la ventola parte in base alla temperatura che produce proprio il LED. Qui abbiamo sempre la stessa velocità. Anche quando utilizzi questo illuminatore per mezz'ora alla massima potenza, la velocità è sempre quella. Praticamente il rumore tradotto in decibel è esattamente di 26. Questi sono dati che ho letto ovviamente sul sito di SmallRig. E ti posso garantire che io utilizzo questa luce proprio qui sopra come rim light a circa 40 cm dalla mia testa in linea d'aria col mio microfono e non ho mai avuto problemi, ok? Questo te lo posso garantire. Se non ti fidi, hai la modalità eco come ti spiegavo prima. Quindi praticamente producendo meno calore la ventola gira molto più lentamente, praticamente quasi è ferma e quindi avrai la garanzia che non avrai nessun rumore nella tua traccia audio. Cosa molto importante che ti segnalo è che quando tu spegni questo RC60 e vuoi ricaricare la batteria, attacchi l'USB di tipo C, si ricarica e parte di nuovo la ventola. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo video, come al solito, se avete domande, qualcosa in particolare che non vi è stato chiaro, vi aspetto qui sotto nei commenti e per concludere vi dirò ovviamente gli aspetti positivi e negativi, giusto per avere le idee più chiare, ma prima di farlo voglio anche parlarti della potenza, perché sì, ti ho detto che è potente, però non abbiamo quantificato con i lux, ok? Nel 2023 ho sempre utilizzato, quando avevo bisogno, il Molus G60 di Jiun, ok? Lo conoscete tutti, chi è nel settore sa di cosa sto parlando. Mi trovo bene, anche attualmente, piccolo, compatto, non ha la batteria integrata per il momento, ma sono sicuro che Jiun farà il proprio modello con batteria al più presto. Però attualmente ti posso dire, per quanto riguarda proprio il lux, ok, stiamo parlando di lux, questo RC60 praticamente è molto vicino proprio al modello della Jiun, ok? Quindi abbiamo luce, ok? Ovviamente una luce che può darci un 60 watt. Poi l'altro aspetto positivo, ragazzi, è la batteria. Te lo dice uno che di batterie V-mount ne ha, però averla integrata fa la differenza, credimi. Non sempre hai bisogno di un'autonomia superiore da avere con te e quindi è sufficiente quando vai in location portarti solamente questo illuminatore.
ok? Molto comodo, portatile, insomma. La differenza è decisamente importante rispetto a una batteria che vai a collegare sullo stativo. Aspetti negativi. Allora, li hai già ovviamente intuiti. Partiamo da quello che reputo meno importante, però lo è, un'applicazione che spero SmartRig faccia, perché se mi mette la versione del firmware molto probabilmente si può risolvere, come ti ho detto prima. Però quello che voglio che al più presto SmartRig faccia è di fare un adattatore da attacco proprietario a Bower Smart. E se non lo fa SmartRig, ovviamente chi potrebbe farlo? Perché ovviamente SmartRig è leader sugli accessori fotografici. Ok ragazzi, e poi se magari vuoi fai anche dei modificatori dedicati con il tuo attacco. Per il resto non c'è nulla da segnalare. Per quanto riguarda la costruzione ho visto di meglio, sono convinto di questo, però non è fatto neppure male, ok? Sono plastiche ovviamente di media qualità, ok? Dovrebbe durare la batteria, ovviamente ve lo dico subito, all'inizio avrete l'autonomia dichiarata, poi man mano che lo andrete a utilizzare, cioè a ricaricare, andrà a diminuire, però si può risolvere come vi ho detto già in altri video. Ok ragazzi, quindi spero che questo video sia stato abbastanza sufficiente per farti capire che è un prodotto che ti vado a consigliare. Ti ringrazio, se il video è stato utile non dimenticare che un like è decisamente molto gradito per portare avanti la carretta. Ciao e alla prossima.